Well, ragazzi, io sono Calabresi e benvenuti in questo nuovo video della mia postazione di Fortnite, signori, no, da youtuber. Ok, ragazzi, ci siamo finalmente dopo un anno. Scusate per la qualità della ripresa, ma non ho una fotocamera digitale ancora, ma provvederò presto ad acquistarla. Prima però devo risparmiare i soldi per farmi i capelli, che sono un capellone. No, scherzo, raga, il problema è che non ho mai tempo, quindi per adesso vi dovete abituare al mio look. Comunque, me li taglierò presto. Come potete vedere, ragazzi, la mia postazione sicuramente non può che essere questa. Intanto ringrazio mia nipote Iris per il fantastico disegno. E switchiamo, ragazzi, eccolo qui, hashtag sushi ucalabres, quindi non può che essere la mia stanza, ragazzi. Ok, ci siamo, 3, 2, 1... Ma prima di cominciare, ragazzi, invito a lasciare un bel like, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E vi ricordo che le mie live si sposteranno su Twitch. Sotto ogni mio video avrete giochi scontati al 90% di Instant Gaming. Ed inoltre il contest è terminato. Adesso vi farò vedere il fantastico vincitore. La signora o il signor, non so, 85 Francesca.Martini è desiderata in cassa, ragazzi, perché ha vinto GTA Online Megalodon Shark Cash Card, che appunto il gioco che ha scelto, penso sia una card per GTA Online. Comunque, ognuno ha scelto quello che vuole. E vi ricordo che, ragazzi, sotto ogni mio video c'è anche il link per i giochi scontati al 90%. Ci saranno tanti altri giveaway. Qui, ragazzi, questo è il sito. Basta che cliccate sul cerca, ragazzi, andate a vedere, insomma, senza problemi il gioco che vi piace. Cliccate ad esempio il PF1 2019, cliccate qui, raga, preordine, appena sarà disponibile, bam, e vi dà subito il gioco scontato al 39%. E voilà, signori! Eccoci tornati, ragazzi, scusate per questa piccola interruzione. E siamo qui, nella mia fantastica stanza, ragazzi, il letto un po' disfatto. Qua, vabbè, qua c'è il ripostiglio, sì, il ripostiglio, vabbè, sapete, no? Ci sono le scarpe, un paio di scarpe, le altre sono la scarpiera, perché io sono molto, ma molto ordinato. No, non è vero, non sono ordinato. Qui c'è la chitarra, ragazzi, farò vedere brevemente quello che c'è nella mia stanza, raga, dopo un anno, finalmente, eccoci qui. Allora, questa è una katana, questa è un'altra katana, questa è la chitarra, questa è una katana, questa è un'altra katana, questa è una chitarra, questa è un'altra katana, vabbè. Dietro qua ci sta una mazza da baseball, casomai qualcuno viene a rompere le palle. Il letto, ragazzi, è disfatto, come vi ho già detto sono abbastanza ordinato. Questa è la mia fantastica tenda. Questo è uno scatolone, una mensola che dovrò ancora inserire. Questi sono i vari cappelli che i più tenaci, diciamo, dei miei follower hanno visto sicuramente all'interno del canale. Il cappello di Jenga, Jenga, Bemba, Bemba. Questo l'ho usato poco, questo l'ho usato nel cosplay di Baron Samedi di Halloween. E qui, ragazzi, ci stanno delle varie mensole che dovrò inserire qui, praticamente. Insieme al bottone di 100k, che ancora non ho avuto modo di attaccarlo. Vabbè, queste sono le cuffie, questa è una lampada di sale dell'Himalaya. Sì, quando le pietanze non sono abbastanza salate ne stacco un pezzo. No, non si stacca, ok, perfetto. Questo è il mio letto, raga, che ho acquistato con i soldi di YouTube di Nicola Zilli, che salutiamo. Bacione Nicola Zilli. Sto scherzando, raga. E questo è il mio, tra virgolette, come si chiama qua? Come si chiama sta roba? Ah, l'armadio. Questo è il green screen, che ho usato qualche volta, qui dietro. Questo è il bastone di San Francesco, eccolo qui. E qua dentro niente, raga, c'è il mio, ci sono i miei vestiti. Ma passiamo al punto forte, ragazzi. Signore e signori, ecco a voi, sua maestà, la sedia. Pensavate che fosse il computer, eh? Invece no, è la sedia, vabbè. Questa qua sicuramente l'avete vista già in qualche mio video sponsorizzato, la Titan, signori. Secret Lab Titan, del valore di 300-400 euro circa. Sì, vi fa anche il caffè, infatti da questa valvolina esce il caffè, se voi girate esce tutto il caffè, quindi è giusto, raga, 400 euro, che cazzo volevate? Ok, eccoci qui, vabbè, questo qui è la mia PlayStation, eccola qui, ragazzi, quello è un peso nel senso che non è un peso proprio, raga, è un peso che mi rompo le palle a farlo e quindi lo lascio lì morto ammazzato. Queste sono le filere significa le fili, i fili, no? Ecco qui, devo mettere un po' d'ordine, ragazzi, però sapete com'è, non ho mai tempo, quindi niente. Anche qui, ragazzi, ecco qua, questo è il filo delle mie cuffie. Trovate tutto in descrizione, ragazzi, se volevo... Ah, questo filo no, questo è... Ah, questo è il caricatore del cellulare, vaffanculo, vattene lì, scusate la parolaccia. Ok, questa è una pennetta, questa è la mia... Le mie cuffie Razer Kraken. Eccole qui, LED RGB Front Night in the Sky. Qui è il mio... cosa di Streamlabs, ecco qui, infatti mi vedete, ciao, sì, sono hawaiano, ecco. E poi abbiamo il mio computer, che ancora è da sistemare, perché c'è questa ventola vecchia come il cucco, è un
dissipatore ad aria della Noctua, marrone, marrone cacca, per questo è brutto, però fa la sua funzione. Abbiamo il PC, qui c'è sempre la solita filiera, questo è un wifi portatile, anche se non uso questo, ma uso il cavo Ethernet appunto per giocare, se no il ping è alto. E poi niente ragazzi, qui ci sta una GeForce GTX 1070 che non si vede bene, infatti dovrei togliere questa roba qui. La togliamo? No, mi secca, non la togliamo. Ci sta la scheda madre, di nuovo di zecca, del valore di 600 euro, quindi tutto il PC raga l'ho pagato all'incirca 3.000 euro, quindi calcoliamo 3.000 euro, più la scrivania, più le due scrivanie ragazzi, per farla d'angolo, perché se dovevo farla fare da un falegname mi costava un patrimonio, quindi ho unito due scrivanie, una di 1,20 m e una da 1,90 m o 1,80 m, infatti è lunghissima, vi faccio vedere le altre cose. Questo è l'SSD che ho appena acquistato, da 1 TB, perché se dovrò portare altri giochi mi serve. Questo è il Panda che ha regalato a me la mia ragazza, che saluto, un bacione. Questo è il soldato di Overwatch che ho regalato a mia ragazza, che salutiamo con un bacione. Questi sono i pupazzi di Fortnite che ha regalato a mia ragazza. No, non è vero, li ho comprati io con i miei soldi. Comunque salutiamo la mia ragazza. Ciao, un bacione. E niente ragazzi. Ah, questi qua, vabbè, questo è di Baymax. Baymax, questa è la penna che mi ha regalato il mio migliore amico. Ve la faccio vedere. La penna dove firmerò il mio primo contratto di 3 milioni di euro. Eccolo qui. Non l'ho mai usata, però è bellissima, è in legno, fighissima ragazzi. E queste sono le cose di One Piece e varie altre cagatine, insomma, altre cose. No, quelle di One Piece non sono cagatine, le altre cose, insomma. Questa è la mia scrivania, con degli scatoli, i pupazzi, con un rusaro. Eccolo qua il rusaro, eccolo qui. Quelli non sono miei, quello rosa non è mio, però era già qui. E niente raga, questi sono i Funko Pop di Fortnite che avete visto sicuramente in qualche altro mio video, quello di mio fratello, che nascondiamo perché è brutto. Non è vero raga, siccome era anche la sua stanza sono rimasti ancora dei quadri che non rimuoverò ovviamente perché è brutto, è brutto. Questi sono i Funko Pop che avete sicuramente visto in qualche altro mio video: Bright Bomber, School Trooper, Omega, Mary Marauder, Black Knight, Red Knight, Smart Rounder. E poi qua ci sta il paguro di Ciccio Gamer che mi ha regalato lui in persona, quindi vale 1 milione di euro. E poi metterò all'asta. E qua ci sta Barba Bianca, quello di One Piece, Zoro, Barba Bianca, One Piece. E questa ragazzi che ha regalato a mia ragazza a me. Ciao, un bacione alla mia ragazza, la salutiamo. L'abbiamo usata 18 volte però va bene lo stesso. Eccola qui ragazzi, una tazza da collection. Ora mi manca, vabbè, questi sono i due schermi, questa è la mia tastiera che ha scelto mia nipote, i colori. È un po' sporca, la devo pulire raga, devo pulire, quindi devo staccare. Ok, la pulisco ora, così il video durerà un anno al posto di 10 minuti. Questo è il mio mouse G502 della Logitech. E questo qui ragazzi è il tappetino. E questi qua sono i due monitor raga, uno schermo curvo per leggere la chat qui a sinistra e questo è per giocare. Ah, intanto raga avete Instant Gaming, quindi andate ad acquistare scontatissimo al 90%. Questa luce bianca qui, luminosa, l'ho rubata da una navicella spaziale, quella degli UFO, no? Che vi attirano. Praticamente l'ho acquistata perché vi dovete illuminare il volto, però la sparo verso il muro, così di riflesso mi illumina il viso e non ho bisogno di quelle robe lì, insomma, quelle giganti. Vabbè, il Blu Yeti lo conoscete tutti, ok? Ci sta la mia laurea, eccola qui. Laurea in comunicazione, Downs, Science of Communication. Il presente titolo viene rilasciato a tutti gli effetti di legge. Ah, non serve un cazzo, però va bene lo stesso. No, scherzo, raga, una laurea serve, importantissima. Ci devo attaccare il bottone di 100k che non so mia madre dove l'abbia messo. E io abito comunque in questa via qui. Volevate, no? Che se no mi venite a stalkerare, qua. Comunque, raga, questa è una pennetta, vi ho fatto vedere tutto, raga. La faccio vedere da lontano. Eccolo qui, ragazzi. This is my angle. Qui raga, eccolo qui. Perfetto. Ah, quelle sono le cuffie che mi hanno regalate, quelle. Eccolo vicino, eccole lì. Eccole. Ah, che ci fa quella tazzina di caffè lì? Che cazzo è successo? Stupida tazzina di caffè. Buono il caffè. Ora me ne vado a fare un altro. Comunque ragazzi, questa è la mia PlayStation. Secondo voi fatemi sapere nei commenti quanto è costata. Anche perché avete il prezzo del PC che è 3.000 euro e questo è un grande aiuto. Avete vari pezzi, Razer Kraken, due monitor, monitor curvo della Samsung.
tastiera, mouse Corsair K75 RGB, tappetino mouse. Vabbè, le scrivanie, ragazzi, sono costate all'incirca 250 euro tutte e due, più il letto 600 euro. E vabbè, le altre cose no. E niente, ragazzi, quindi che per chiunque si chiedesse come fosse la mia postazione, l'avete vista. Spero, ovviamente ci sono delle modifiche da fare ai muri, devo cambiare pure l'armadio, perché questo sarà il mio studio, poi non sarà più la mia camera da letto, tra virgolette. Per adesso ci dormo pure, però tra un po' non più, quindi modificherò pure le pareti, dovrò fare altro, però vi terrò aggiornati, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, nei commenti scrivete secondo voi quanto più o meno è venuto a costare il tutto. Secondo me all'incirca, con tanto PC, scrivania e tutto, un 5.000, dai 5-6.000 euro, ok, di postazione, perché contando che la sedia costa pure tanto, scrivania e tutto quanto, e contate che ancora non, cioè ci sono tante altre cose da inserire, compreso il bottone dei 100K, però quello è gratuito, gratuito insomma. Lo facciamo valere 1 euro per ogni persona che si è iscritta al mio canale, quindi 100.000 euro magari, raga. Per questo oggi è tutto, io vi ringrazio per avermi seguito ancora una volta, vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale, passare dal link in descrizione e seguirmi su Twitch e appunto su Instagram, perché lì pubblicherò molti Instagram Stories anche per quanto riguarda i contest che abbiamo appena fatto. E niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie mille a tutti, ciao belli!